Amici e amiche di Termoli TV, bentrovati con la nostra consueta informazione. È arrivato il grande appuntamento tanto atteso dai giovani, quello con i falò. Stasera la spiaggia si infiamma di entusiasmo. Vediamo come stanno andando i preparativi nel servizio di Anna De Gregorio. Tutto pronto, o quasi, per i festeggiamenti di San Basso in spiaggia. Migliaia di giovani stanno ultimando i preparativi per i falò a Rio Vivo. Sarà una serata all'insegna del divertimento che culminerà con lo spettacolo pirotecnico. I giovani termolesi tengono moltissimo a questa tradizione in onore di San Basso, attesa ogni anno con trepidazione. Già sulla spiaggia i primi ragazzi stanno arrivando per scegliere il posto in cui posizionarsi con il proprio falò. Non mancherà la musica ad allietare la serata, con diversi DJ che si alterneranno a rotazione. Predisposti, come annunciato dal sindaco di Termoli, anche 20 bracieri, sui quali sarà possibile arrostire la carne. Diversi comunque saranno i controlli predisposti per evitare tafferugli e spiacevoli incidenti. Non rimane altro che attendere questa lunga notte e godersi i fuochi di San Basso, tra un bagno in mare, un falò, della buona musica e tanto divertimento. Un brutto incidente si è verificato ieri sera sul lungomare nord di Termoli, nei pressi degli ultimi lidi balneari prima della torretta. A farne le spese un ragazzo 27enne di Termoli, che sarebbe finito a terra violentemente con la sua moto. Dopo l'urto il ragazzo avrebbe riportato un grave trauma cranico. Soccorso subito dai medici del 118 e della Misericordia, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Termoli, dove tuttora è ricoverato in gravi condizioni. Altro incidente questa mattina, intorno alle 9, sulla statale 16 in direzione Vasto. Un Audi e un furgone si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un 22enne di San Martino in Pensilis, che ha accusato dolori alla schiena. Intervenuti sul posto il 118 e la Misericordia, che hanno provveduto a trasportare il ragazzo all'ospedale. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Municipale. Cambiamo argomento, lo smontaggio del baldacchino potrebbe essere la causa della furibonda lite che ha concluso i festeggiamenti di San Basso. Ieri sera dal molo un uomo è stato trasportato in ospedale. Sentiamo il servizio di Elisabeth Fernandez. È finita con una litigata e con un'alzata di mano di troppo la giornata di festa al porto, dopo che le navi erano già uscite per la processione, si era mangiato in barca e il santo era in attesa di essere portato al mercato ittico. Intorno alle 20 di ieri sera, a processione eucaristica terminata, due persone hanno destato l'attenzione dei tanti fedeli che erano presenti sulla banchina dove è ormeggiata la barca, il Miante, che ha ospitato il santo. A quanto pare un uomo di 47 anni ha ricevuto un pugno in pieno volto da un suo concittadino di 50 anni circa, per via di una presunta problematica nelle operazioni di smontaggio del baldacchino che sostiene San Basso. In tutto quel trambusto il 47enne sarebbe stato colpito più volte dal 50enne, aiutato anche dal figlio. L'intervento della moglie del malcapitato non sarebbe andato a buon fine, perché nella confusione sarebbe caduto a terra e si sarebbe fatta male alla spalla. L'uomo è finito in ospedale con diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia, che hanno riportato l'ordine. Guasto al motore durante la processione di San Basso. Quattro persone sono state soccorse dalla capitaneria. Sentiamo. Quando sono saliti sull'imbarcazione per seguire la tradizionale processione di San Basso, non avrebbero mai pensato che il motore del loro mezzo avrebbe creato problemi. Nella mattinata di ieri, durante la manifestazione in onore di San Basso, copatrono di Termoli, la Guardia Costiera, grazie anche ai mezzi navali messi a disposizione dalla Direzione Marittima di Pescara, oltre a vigilare sul corretto svolgimento dei festeggiamenti a mare e a terra, ha soccorso quattro diportisti rimasti in panne col motore a circa mezzo miglio a sud dal porto di Termoli. I diportisti non hanno avuto alcune conseguenze, oltre alla normale preoccupazione. Il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Claudio Manganiello, ringrazia inoltre tutte le autorità per la collaborazione, i comandanti delle numerose unità e la cittadinanza per il buon senso tenuto durante tutto l'evento. Stasera, 4 agosto, alle ore 22, sulle spiagge di Campomarino Lido, si esibirà in concerto il gruppo molisano dei No Fly Zone. Il concerto sarà dedicato alle popolazioni dell'Emilia colpite dal terremoto nel mese di maggio. Lunedì 6 agosto alle ore 16:30 presso la Giunta regionale, il Presidente della Regione Michele Iorio e gli assessori alle attività produttive alla programmazione bilancio Michele Scasserra e Gianfranco Vitagliano terranno una conferenza stampa per presentare i risultati dei bandi recentemente emanati dall'esecutivo regionale, che riguardano il sostegno alle imprese, all'occupazione e all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali. Era l'ultima notizia per voi. Se avete segnalazioni potete scriverci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione, alla prossima, buona giornata.